Buongiorno a tutti, grazie di esservi collegati, grazie ai nostri relatori, un ringraziamento particolare all'ambasciatore Gaspar Chiara per essere qui con noi. Giusto una breve introduzione per iniziare questo seminario di commento alle elezioni nazionali. Come gesti, mi sapete, abbiamo avviato ormai da più di un anno l'Osservatorio America Latina e Caraibi, come dato come spazio di analisi e di riflessione, e l'occasione delle elezioni messicane rappresenta un'opportunità importante, perché Messico è un paese centrale nello scacchiere, ma è un paese centrale anche per i rapporti con l'Europa e con l'Italia, per cui comprendere le dinamiche interne di questo paese diventa un asset strategico e fondamentale. Di recente il CEPI ha lanciato una newsletter America Latina e Caraibi, con l'obiettivo proprio di rendere sistematico un lavoro di analisi, di riflessione su questa parte del mondo. Una caratterizzazione geografica che ha sempre contraddistinto il lavoro del CEPI. Quindi l'obiettivo di oggi è un po' analizzare questo voto che si è realizzato in chiave prospettica: quali le opportunità, quali le sfide per il nuovo governo, quali gli snodi strategici che dovrà affrontare il nuovo governo e che possono rappresentare un'opportunità, una sfida anche per l'Italia e per l'Europa. Ci guiderà un po' in questa riflessione Federico Anastasi, ricercatore, giornalista freelance, ricercatore del CESPI, che cura appunto la newsletter America Latina e Caraibi, che ringrazio. E ringrazio in modo particolare gli esperti che interverranno in questa nostra riflessione. Avremo due giri di riflessioni e di interventi. Ringrazio Tiziana Bertaccini, docente del Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino, Federico Mastro Giovanni, giornalista e scrittore, e Giancarlo Summa, già direttore dell'Ufficio ONU in Messico. Poi termineremo con l'intervento dell'onorevole Piero Fassino, presidente onorario del CESPI, che proverà a delineare anche quelle che sono l'analisi più politica rispetto al posizionamento dell'Italia. Con questo punto vi ringrazio nuovamente e passerei la parola all'ambasciatore Carlos García de Alba. Grazie ancora di essere qui. Buenas tardes y muchas gracias. Aprecio molto Piero Fassino, Daniele Frigeri, che mi hanno di nuovo invitato ad essere qui alla sede centrale del CESPI per parlare del mio paese, in un'occasione ovviamente significativa ed importante, che sono le elezioni in Messico. Saluto a tutti i partecipanti, grazie anche di essere sempre presenti e vicini al Messico. Io da domenica che sono finite le votazioni, devo dire che ho ricevuto tanti, tanti messaggi istituzionali, personali, associativi di tante persone, anche delle anonime persone che io non conosco, congratulandosi di questi risultati delle elezioni. Importante il messaggio anche che il presidente Mattarella ha mandato al mio governo, al mio paese, esprimendo le sue congratulazioni e augurando il meglio alla dottoressa Claudia Sheinbaum. Da parte mia, essendo un saluto istituzionale, e ovviamente se occorre che poi faccia qualche commento o opinione, sarei disponibilissimo. Sottolineare l'alto grado di partecipazione che si è registrato, un pochettino più del 60%, non la cifra più alta della storia, però per la media di
di partecipazione alle elezioni politiche del Messico, senz'altro un po' più di 60% è notevole. Ovviamente i risultati, adesso ascolteremo i vostri pareri, però se si può dire qualcosa, questa vittoria di Morena, Partito Verde, Partito del Trabajo, della stessa Claudia Sheinbaum, indica anche un vuoto nei confronti del governo del presidente López Obrador, che decisamente ha avuto a che vedere con questi risultati, che in linea di massima sono anche un po' al di sopra anche dagli stessi sondaggi che si vedevano nei giorni precedenti o addirittura nelle settimane precedenti. Sottolineo perché è molto importante in America Latina e non solo in America Latina il fatto che per la prima volta nella storia del Messico ci sia una donna a vincere le elezioni e non solo in Messico, che è la prima volta, ma questo ci tengo a sottolinearlo, nell'America del Nord, nemmeno il Canada, negli Stati Uniti hanno mai avuto una donna che è capo di Stato e capo di governo. Questo, secondo me, è un dato per sé molto importante che va sottolineato. Si aggiunge alle circa 30 donne che oggi come oggi sono capo di Stato o capo di governo, e questo per sé di nuovo indica qualcosa di importante. Chiaramente è una vittoria della sinistra in questo momento a livello internazionale, c'è anche una ripresa forte, non sto a svelare nessun segreto da parte della destra, e quindi che ci sia questa vittoria chiara, contundente da parte della sinistra, secondo me è anche un dato che va molto preso in considerazione e che indica che il Messico decisamente per ancora 6 anni prende questo schieramento politico. E Claudia Sheinbaum ha vinto ormai quasi con un 58-60% dei voti. Anche gli altri due candidati messi insieme non arrivano alla quantità di voti che lei ha preso. Solo in uno stato della Federazione Messicana, che è lo stato di Aguascalientes, è l'unico stato dove non ha vinto, anche Guanajuato, che era un po' la roccaforte del PAN, Claudia Sheinbaum ha vinto, López Obrador aveva perso Guanajuato, questa volta Claudia Sheinbaum vince anche in Guanajuato. Perde appunto solo lo stato di Aguascalientes, che voi sapete è uno stato al centro del Messico piccolo. 9 stati erano in lizza per eleggere il nuovo governatore, in 7 dei 9 ha vinto. Quindi dovunque andiamo a vedere in dettaglio, è chiaro che c'è stata una vittoria chiara e contundente. Non sono risultati definitivi, attenzione, dobbiamo ancora aspettare che questo sia ufficiale. Ci sono ancora dei percorsi da fare, per cui non si può dare ancora nulla per definitivo. Un dato importante, significativo, che sicuramente nei prossimi giorni occuperà l'attenzione della pubblica opinione messicana e internazionale, è il risultato alla Camera dei Deputati e al Senato, c'erano un po' più di dubbi, più che all'esecutivo, era al legislativo, dove c'erano dei dubbi. Beh, qui si conferma anche una chiara vittoria della sinistra, non si sa ancora la quantità dei 500 deputati, quanti saranno di sinistra, però sembra, appunto, sembra, questo non può assolutamente essere definitivo, che si raggiungerà la maggioranza qualificata, cosa che non si presentava in Messico sin da Carlos Salinas, quindi da un bel po' che non avevamo questa situazione di una maggioranza qualificata che fa sì che si possano fare anche delle riforme costituzionali solo con i partiti di sinistra, con i partiti della coalizione di Morena, Partito Verde e Partito del Trabajo. Questo è uno scenario del tutto
nuovo che appunto, secondo molti analisti, non si aspettava e che indica chiaramente lo schieramento deciso, determinante che c'è in questo momento in Messico nei confronti della sinistra. E da parte mia, ovviamente, sarò a disposizione qualora ci sia una domanda da fare. Però con questo vorrei aprire e di nuovo ringraziare. Chiudo soltanto con un commento perché non sono sicuro che farà parte dei dibattiti odierni che credo che valga la pena che si sappia. Dal punto di vista del voto all'estero, in queste votazioni c'è stato una specie di esperimento. In Messico esiste dal 2005 il diritto del voto all'estero. Scusatemi se faccio un'autocitazione, mi sono battuto da circa 20 anni fa a favore del voto dei messicani all'estero, nel 2005 si è concesso e andava avanti con molta lentezza, con molti tentennamenti, finalmente si è cominciato a espandere. Questa volta, e questo che voglio anche sottolineare, per la prima volta si sono permessi, si sono offerti tre sistemi di voto all'estero: postale, che è stato quello minoritariamente favorito dai messicani all'estero, quello in presenza in due ambasciate e 21 consolati degli Stati Uniti e Canada, e quello elettronico. Di gran lunga quello elettronico è stato quello più favorito e si è più che raddoppiato il numero di votanti all'estero, circa 195.000 messicani all'estero hanno votato, di cui circa 65% lo hanno fatto elettronicamente. Non è stato del tutto morbido questo esperimento, soprattutto il voto in presenza all'estero ha rappresentato qualche difficoltà, dobbiamo perfezionarlo. Io sono convinto che il futuro del voto all'estero è elettronico. E io spero che questa esperienza vissuta in questa occasione ci permetta una volta per tutte decidere che i messicani all'estero devono votare e che lo devono fare elettronicamente. Chiudo qui e ringrazio di nuovo. Grazie, grazie mille ambasciatore. Grazie. Io adesso darei la parola appunto a Federico Anastasi. Intanto permettetemi di ringraziare anche Donato Di Santo che è qui con noi, che contribuirà alla nostra riflessione. Federico, ci guidi tu in questo dibattito. Grazie Daniele, grazie a tutti gli ospiti, partecipanti, chi ci ascolta da casa, dalla sede del CESPI, anche dal Messico. Alcuni dei nostri relatori sono connessi proprio da Città del Messico. Con l'intervento dell'ambasciatore García de Alba siamo già un po' entrati nel tema di questi risultati elettorali di domenica scorsa, che appunto hanno visto l'elezione della prima donna presidente di questo paese così importante, la seconda economia dell'America Latina, un paese ponte tra appunto tra l'America Latina e gli Stati Uniti, il Canada e il Nord America. E quindi un primo elemento è biografico, ha a che fare con chi è Claudia Sheinbaum, ne parleremo con i nostri relatori, solo qualche dato: ha 61 anni, è un ingegnere ambientale, è stata governatrice di Città del Messico, si è caratterizzata per le proprie battaglie per le questioni ambientali e dei diritti delle donne, anche ieri li ha citati nel suo, l'altro ieri, perdono, domenica nel suo discorso della vittoria. L'altro dato importante dei risultati di domenica ha a che fare, come ricordava l'ambasciatore, con questo successo senza appello, incontrovertibile della coalizione progressista di governo al governo del paese dal 2018, quindi del pa partito principale Morena, Movimento di Rigenerazione Nazionale, e i due partiti alleati, il Partito del Lavoro e il Partito Verde, insieme sommano circa il 60%, poco meno. I partiti di opposizione con la candidata Galvez si sono fermati intorno al 28%. È interessante notare che questi partiti di opposizione sono i partiti che tradizionalmente, in particolare due, il PAN e il PRI, hanno governato il Messico negli ultimi più dell'ultimo secolo. In alleanza c'era anche il PRD, e poi il terzo candidato che è rimasto
fuori, insomma, dalla contesa del Movimento Ciudadano, ma in essa ha ottenuto l'11%. L'altro dato importante ha a che fare, abbiamo una slide che lo sintetizza, ha a che fare con la vittoria di Moreno a livello sta degli stati, no? Il Messico ha 32, 32 unità statali, Moreno ne governava appena 5 nel 2018, con le elezioni di ieri e quelle che si sono svolte negli ultimi anni arriva a 24, quindi è un partito che ha un pieno controllo del paese, sia a livello di governo, sia a livello, riconferma il governo del paese a livello federale. Il governo si insedierà il prossimo ottobre per un sessennio, per 6 anni, e potrà contare, come mostra la slide successiva, in una ampia maggioranza alla Camera dei Deputati e anche al Senato. Sono ancora proiezioni, come si diceva, quindi diciamo c'è un margine di oscillazione tra un minimo e un massimo, ma vedete, come mostra questo grafico, che Morena ha un'ampia maggioranza, soprattutto se si somma, come si vede nella slide successiva, i voti dei partiti alleati. L'opposizione è sostanzialmente irrilevante alla Camera, e al Senato, nella slide successiva, anche qui si vede che, a seconda di come andranno i risultati definitivi, Morena e gli alleati avranno un'ampia maggioranza, addirittura potrebbe essere una maggioranza sufficiente per poter ottenere riforme costituzionali senza bisogno di alleanze. Questo si vedrà nei prossimi, con la fine del calcolo. Questo è un risultato, appunto, per tornare a risultati simili bisogna tornare alla metà degli anni 90, quindi nel periodo in cui ancora il PRI era egemone. E questo è un po' il primo tema del dibattito che porgiamo, la domanda che porgiamo ai nostri relatori, per cominciare un po' a problematizzare, a mettere ai raggi X i risultati di ieri. La cosa che sorprende rispetto a Claudia Sheinbaum, ma soprattutto al partito Moreno, è che è un partito che è nato come tale appena 10 anni fa, nel 2014, è andato al potere per la prima volta nel 2018, in quello che sembrava, alcuni commentatori pensavano fosse un risultato passeggero, un voto di protesta dei messicani, mentre invece 6 anni dopo si vede che questo partito ha consolidato il proprio potere, è un partito a questo punto che ha la fiducia ampia dei messicani. Quindi la prima domanda per la professoressa Tiziana Bertaccini, che appunto è a Città del Messico, dove è andata a seguire il voto, è di raccontarci un po' che partito è Morena e soprattutto chi è Claudia Sheinbaum e che cosa ci possiamo aspettare rispetto alla sua relazione con il suo predecessore AMLO, che, come ricordava l'ambasciatore, un po' è il grande vincitore delle elezioni di domenica. Buongiorno a tutti dal Messico, grazie per essere qui. Ricordo che l'incontro è anche parte del ciclo di seminari Incontri con l'America Latina, con il Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino, di cui faccio parte, ed è un seminario di collaborazione con il CESPI che è ormai, insomma, data vari anni. Bene, dietro questa vittoria contundente, in realtà ci sono anche dei chiariscuri, e quindi oggi io farò la parte del diavolo e cercherò di evidenziare anche gli scuri, anche perché siamo tutti contenti della sinistra, però sappiamo che in America Latina il panorama delle sinistre è molto vario, no? Ci sono varie sfaccettature. Quindi inizierei con un dato e con il contesto. Un dato che è inquietante, ovviamente, e che lo riprenderemo, di cui cercherò anche di trarre alcuni elementi di analisi durante l'esposizione, è che negli ultimi anni purtroppo il Messico, non solo il Messico, è retrocesso da categoria di democrazia piena a democrazia ibrida. E quindi qui andiamo al contesto in cui bisogna anche inserire la vittoria. Infatti bisogna dire che fin dalla transizione democratica nel sistema politico sono rimaste alcune debolezze, e che la stessa alternanza del 2000, perché una cosa è la politica federale e una è locale, in realtà non ha completato l'alternanza come si pensò all'inizio in maniera molto ottimistica. Quindi questa alternanza del 2000 è avvenuta a livello federale, cioè Presidente della Repubblica, ha posto fine a 72 anni di dominio del PRI, però se guardiamo i dati a livello locale in questo millennio, dal 2000 in avanti, il PRI manteneva la maggior parte
parte dei governi degli stati. In alcuni stati l'alternanza non era mai avvenuta ed erano proprio anche bastioni del PRI, come per esempio il caso appunto dello Stato del Messico, molto importante a livello elettorale, e la maggior parte anche dei municipi. Quindi il PRI era rimasto una forza politica molto importante anche nel congresso, e infatti, come si dice sostanzialmente, il PAN che vince appunto nel 2000 ha governato insieme al PRI. E qui vediamo già un primo elemento che ci fa capire come abbiano potuto anche stare insieme in questa alleanza, diciamo, di opposizione. La transizione messicana è stata fondamentalmente una transizione di tipo elettorale, cioè basata sulle riforme elettorali di lunghissimo periodo. La prima riforma elettorale minima è stata varata nel 77, poi si sono succedute varie riforme, tra cui la più importante è stata la creazione dell'Istituto Federale Elettorale, diventato poi Istituto Nazionale Elettorale, che ovviamente doveva garantire l'indipendenza al processo elettorale dopo appunto tutta l'egemonia del PRI, che sostanzialmente controllava anche le elezioni. Però il problema è che durante la transizione non vengono scardinati alcuni, diciamo, difetti del vecchio sistema politico, e come sempre ovunque la cultura politica è più difficile da scardinare, no? Delle semplici anche leggi. E quindi praticamente non si è riformato a fondo e sono continuate ad essere attuate vecchie pratiche di fare politica. Quindi un contesto dove la democrazia c'era, c'era la transizione, oggi si parla molto di transizioni inconcluse, ma dove la democrazia aveva delle difficoltà a consolidarsi. Una di queste difficoltà era proprio la fragilità delle istituzioni e soprattutto la fiducia verso le istituzioni da parte dei cittadini, che ha continuato a segnare un andamento decrescente dalla transizione fino a oggi. Dall'alternanza poi del 2000 ci sono stati due governi del PAN, 2000-2012, un centrodestra, poi un fatto abbastanza inusitato nel panorama, diciamo, anche latinoamericano, è tornato il PRI nel 2012-2018, e poi nel 2018 vince questo nuovo movimento Morena, Rigenerazione Nazionale, fondato da López Obrador, una nuova formazione che prima è movimento e poi si registra come partito, che si definisce di sinistra e si prefigge appunto una quarta trasformazione per rigenerare il paese che, secondo quanto dice appunto questo movimento, era governato, uso proprio le sue parole, da una banda di malandrini. Quindi si voleva liberare il paese dalla corruzione statale. Infatti uno dei primi punti di questo movimento è l'austerità, dalla violenza, e quindi anche nel segno proprio della politica contro la casta dominante, e si pone come una rottura rispetto all'ordine precedente. Quindi nel 2018 si pensa che finalmente questa alternanza sia avvenuta con questa appunto nuova formazione che arriva al potere. López Obrador si pone come l'outsider della politica, ma in realtà non è un outsider. López Obrador si è formato nel PRI, era nella politica da tantissimi anni, era poi passato nel PRD e poi appunto fonda il movimento. Nel 2018 si era già trattato di un voto generalizzato. 2 giorni fa sembra che questo voto sia ancora più generalizzato che nel 2018, e si frantuma completamente il vecchio sistema politico, cioè i grandi partiti, PRI, PAN, PRD, si sgretolano. È un voto appunto, era stato chiamato lo tsunami, pertanto era stato appunto forte e coinvolgente, diciamo, un po' ovunque in tutto il paese, ed era un voto per il cambiamento, cioè la società civile era indignata e stanca di fronte appunto al perdurare sicuramente della diseguaglianza, ma anche e soprattutto di due fenomeni che stavano crescendo, che sono cresciuti in questo millennio: la violenza e la corruzione. Nel 2018 infatti c'erano state all'incirca 33.000 vittime omicidi appunto per la violenza, e proprio la sparizione degli studenti di Ayotzinapa nel 2014 era stato un punto di rottura appunto nel governo del PRI di Peña Nieto, che da quel momento era proprio decaduto, no, come appunto approvazione. C'erano parecchi governatori appunto in carcere o accusati di collusione, e quindi i cittadini erano molto recettivi a questa promessa di rigenerare il paese. Il movimento di AMLO nasce appunto dalle elezioni in realtà del 2006, è da lì che inizia a formarsi, quando appunto AMLO aveva perso per pochissimi voti in elezioni che quindi aveva contestato, aveva attaccato l'istituto elettorale e aveva iniziato una tappa di resistenza con tattiche anti-status quo, proclamandosi anche presidente legittimo, e da lì si va creando questo movimento. Poi c'è un secondo momento importante, che sono le elezioni del 2012, da cui poi si staccherà anche dal PRD e inizierà appunto a prendere il registro
visto prima come movimento e poi come partito. Quindi è un movimento che è nato e si è costruito totalmente intorno alla forza del leader carismatico. Quindi qui abbiamo un primo elemento, cioè la forza del leader e la debolezza in un certo senso del partito. E la sua leadership in realtà si è rivelata molto personalista, no? E il personalismo è anche uno di quei retaggi di quella appunto cultura politica che dicevamo appunto che non si è sradicata completamente. Il leader infatti ha cercato e ha centrato molto il potere e ha praticamente controllato un po' tutto il partito, appunto le istituzioni, le infrastrutture, eccetera, eccetera. Ma soprattutto quello che è stato un problema è stata la polarizzazione discorsiva, che possiamo dire anche tipicamente populista, che semplifica molto la realtà, che ha completamente spaccato il paese, ha polarizzato il paese, contrapponendo appunto la mafia al potere, che per lui era il neoliberalismo, quindi si è costruito come altre sinistre latinoamericane intorno all'opposizione dei neoliberali, in particolare in questo caso da della Madrid, del presidente della Madrid e Salinas, e quindi contrapponendo questa mafia al potere alla bontà e appunto del pueblo. I conservatori, diciamo che qui si raggruppa tutto il resto che non è Morena in un blocco unico accomunato alla destra, anche in queste elezioni il blocco dell'opposizione era chiamato in generale la destra, mentre dentro c'era per esempio il PRD, stesso partito da cui proveniva lui, che insomma proprio di destra è più una sinistra socialdemocratica. E quindi o sono conservatori o la quarta trasformazione. E quindi nei suoi discorsi di polarizzazione è sempre stato sei con la quarta trasformazione o sei contro. Quindi una logica molto manichea che ha polarizzato il paese e allo stesso tempo ha incentivato molto la mobilizzazione, promuovendo però una concezione di democrazia che anche qui si potrebbe aprire una riflessione. È un dibattito e forse necessita anche di studio, una democrazia diciamo più plebiscitaria che molte volte non ha rispettato molto le istituzioni, no? E quindi è importante delineare questa essenza del movimento perché in realtà la candidata, anzi oggi la presidentessa di Morena, si è posta totalmente nel segno di questa continuità, no? Come ha detto in campagna elettorale, questo è il secondo piano della quarta trasformazione. In Messico è l'unico paese dell'America Latina dove non c'è la rielezione, ovviamente per una tradizione storica che deriva dalla rivoluzione messicana, e quindi è un caso abbastanza unico e questa continuità è molto forte, sembra quasi che sia un secondo mandato. Dall'altra parte, che cosa avevamo? Come dicevate giustamente prima, una coalizione che è formata fondamentalmente dai vecchi partiti, cioè quelli che erano stati spazzati via dalla quarta trasformazione, cioè il PAN, il PRI e il PRD, che si sono riuniti in una coalizione Fuerza e Corazón de México, interessante perché si riuniscono dicendo di voler difendere la democrazia che secondo loro era stata lesa durante appunto gli anni del governo di López Obrador. E la giustificazione è quella del fatto che comunque loro erano stati tre attori che avevano transitato, no, la transizione appunto democratica. Ovviamente non hanno saputo staccarsi da questo peso del passato, non hanno saputo rigenerarsi, non hanno saputo dare una percezione differente della gente, quindi sostanzialmente sono rimasti come la vecchia casta, no? Questa campagna elettorale si è anche svolta come... Mi scusi, le devo chiedere di rimanere nei 10 minuti, sono. Ah, 10, non sapevo, pensavo fossero di più. Va bene, allora, sono già finiti o Sì, le non chiederei di chiudere, poi facciamo appunto un secondo ho... giro. Una campagna elettorale appunto all'insegna anche di accuse molto polarizzata e anche di un'incertezza post-elettorale, perché ci sono state appunto anche delle discussioni sul discorso dell'integrità appunto elettorale e quindi sul processo stesso, da una parte, dall'altra, e anche delle intromissioni molto forti da parte del presidente. Quindi direi che la nuova presidentessa, come prima sfida, avrà quella di riconciliare il paese da questa polarizzazione che si sente molto e si avverte molto oggi in Messico, anche appunto stando qui nella società civile. E bisognerà vedere appunto questa concentrazione del potere che oggi è ancora più forte, no? Appunto avendo ormai quasi sicuramente, no, vinto sia nella Camera, appunto nel legislativo, nei deputati e probabilmente anche nel Senato, appunto, quindi con la capacità senza alcun tipo di opposizione, quindi una democrazia che rimane senza l'opposizione, i partiti e anche la coalizione probabilmente si sgrotterà, come verranno gestite, no, le riforme che verranno fatte.
di cui alcune si sanno già perché erano state quelle poi rifiutate poco prima delle elezioni. Grazie. Grazie alla professoressa Bertaccini per questa prospettiva storica, in chiave storica della vittoria di Morena. Andiamo un po' più ai temi che sono stati trattati in campagna elettorale, che influenzano la vita quotidiana dei messicani. Uno di questi è sicuramente il tema della questione migratoria. Il Messico ha visto un aumento importante, più 80% nell'ultimo anno, di persone che attraversano il paese, cercano di rimanervi o più probabilmente vanno verso gli Stati Uniti. Ricorderete tutti il grande tema di campagna elettorale negli Stati Uniti, la costruzione di un muro per impedire l'accesso dei migranti dal Messico, che venivano prevalentemente da Centro America. È interessante notare come i flussi migratori non solo siano aumentati in termini quantitativi, 1,5 milioni di persone nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni hanno attraversato, sono rimasti in Messico, ma sono anche cambiati in termini di composizione, non più soltanto centroamericani, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, ma sempre più anche da paesi africani e asiatici, proprio per la peculiare posizione messicana, la porta d'accesso, la frontiera terrestre con gli Stati Uniti. Quindi chiederei a Federico Mastrogiovanni di raccontarci un po' quanto questo tema è stato importante in campagna elettorale, cosa ci si può aspettare dal prossimo governo, sia in chiave, diciamo, di politica messicana, sia in chiave di quello che può succedere negli Stati Uniti. Leggevo che proprio pochi giorni fa l'amministrazione Biden valutava la possibilità di una chiusura temporanea, della frontiera, ma stava aspettando l'esito dei risultati per poter trattare con il nuovo governo. Sì, buongiorno, per me buongiorno, per voi buon pomeriggio, anch'io sto a Città del Messico, vi mando un saluto, soprattutto grazie per l'invito e soprattutto alle persone che già conosco, l'ambasciatore, mi fa piacere ritrovarlo, anche Giancarlo che sono un po' di anni che non ci vediamo, grazie per aver pensato di invitarmi. Io inizierei a partire proprio da questa domanda rispetto all'importanza della migrazione come fenomeno e all'interno della discorsività, proprio della discorsività elettorale, non solo in Messico, ma anche negli Stati Uniti, ma allo stesso modo che in Europa, per poi spostarmi su altre discorsività che mi sembrano interessanti. In generale, i flussi migratori, abbiamo potuto osservarli che attraversano il Messico, non è possibile contenerli, ma vengono utilizzati costantemente per fare campagna elettorale, e lo sappiamo bene anche in Italia, e succederà anche nelle prossime elezioni, probabilmente avvicinandoci alla data delle elezioni negli Stati Uniti ci saranno altre carovane, spesso organizzate, come mi è stato possibile documentare direttamente. Io faccio da 15 anni, lavoro sul campo in Messico come giornalista, ma anche come accademico. C'è una strana coincidenza tra appunto l'organizzazione di carovane finanziate, poi spesso sono riuscito a osservare con non troppa difficoltà da gruppi anche di destra statunitensi. E quindi con l'avvicinarsi delle date elettorali negli Stati Uniti ci sarà di nuovo una discorsività che utilizza la minaccia migratoria e quindi di nuovo ritorneremo ad ascoltare vari politici che sbandierano questa necessità di costruire muri. E questo l'ho documentato con il mio lavoro anche accademico. In generale, la costruzione sia fisica che discorsiva di muri e barriere consente, in questo caso agli Stati Uniti, di poter aumentare la vulnerabilità dei migranti che arrivano a lavorare negli Stati Uniti e quindi
propiziare uno sfruttamento anche con la consapevolezza che i migranti possono sempre essere espulsi, visto che non hanno il permesso di soggiorno per lavorare e visto che c'è una abbondanza di migranti sempre disposti a attraversare la frontiera. E questo succede anche in Europa. Il Messico si trova in una posizione geografica nella quale da sempre ha la necessità di lavorare insieme al governo statunitense per gestire i flussi migratori, sia di messicani che vogliono attraversare la frontiera, sia di centroamericani prima, ora popolazioni provenienti da altri luoghi del mondo, in un'ottica appunto di gestione. Quindi il punto a cui voglio arrivare con questa premessa è che il governo degli Stati Uniti, come già nel sessennio che si sta per concludere, dovrà negoziare con gli Stati Uniti i rapporti e le condizioni attraverso cui gestirà questi flussi migratori. Dobbiamo ricordare che il rapporto tra Messico e Stati Uniti in termini anche migratori è sempre stato un rapporto di codipendenza. Quindi, soprattutto con la migrazione messicana c'è sempre stato un rapporto di codipendenza, e questo lo dimostrano gli studi migratori dei decenni scorsi e soprattutto del mercato del lavoro, per cui a maggiore domanda, maggiore offerta, minore domanda, minore offerta, e questo equilibrio si è sempre mantenuto. Per cui sono due economie che hanno bisogno l'una dell'altra in termini di migrazione. Anche in questo caso è importante non cadere nella discorsività che vuole soltanto i cittadini messicani, i migranti, in necessità, in uno stato di necessità di emigrare verso gli Stati Uniti. Anche l'economia statunitense è strettamente legata sia al consumo messicano, primo partner commerciale del Messico sono gli Stati Uniti, sia in termini di forza di lavoro. Quindi il governo di Claudia Sheinbaum Pardo dovrà fare i conti con chiunque vada al governo degli Stati Uniti, e sicuramente troveranno un accordo, come sempre hanno fatto, nella gestione dei flussi migratori, in quanto appunto anche geograficamente il Messico condivide più di 3.000 km di frontiera terrestre con gli Stati Uniti. Sarà necessario stabilire a partire da quali accordi si gestirà la migrazione, poiché da vari anni, anche con vari programmi internazionali, l'iniziativa Merida, uno dei tanti programmi che si sono messi in atto, la gestione della migrazione avviene in territorio messicano in accordo con gli Stati Uniti. Per cui non sono temi che vengono trattati come singolo paese, bensì come diciamo, accordi tra vari paesi, addirittura con il Canada. E questo mi porta anche a fare una riflessione sull'utilizzo dello spauracchio della migrazione. La migrazione è diventata negli ultimi 20 anni un tema di mobilità, è passata, scusate, dall'essere un tema di mobilità a essere un tema di sicurezza nazionale, soprattutto per gli Stati Uniti. Quindi questo cambio di discorsività, che peraltro coinvolge anche, e credo che sia parte dell'intervento successivo, il tema della produzione e traffico di droga, che è passata dall'essere discorsivamente, e non solo qui, ma a livello internazionale, un tema di salute pubblica ad essere un tema di sicurezza nazionale, ha una serie di implicazioni, per cui chi gestisce per esempio il transito, o comunque chi gestisce burocraticamente la migrazione, fa parte di una politica pubblica che non è più una politica pubblica, diciamo, burocratica che gestisce permessi, bensì è una politica pubblica che ha a che fare con la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Quindi già vediamo l'importanza discorsiva che può avere
all'interno di politiche pubbliche, e questo se lo trasportiamo all'interno della discorsività di governi, di vecchi e nuovi governi, possiamo renderci conto come anche il cambiamento di discorso sia un tema fondamentale, all'interno dell'evoluzione democratica di un paese. Lo sto dicendo perché il governo di Andrés Manuel López Obrador in uscita ha operato una serie di cambiamenti discorsivi che io credo che siano molto importanti, che non siano da sottovalutare. Noi siamo passati, e questo mi è toccato, diciamo, con il mio lavoro di giornalista, documentarlo in tutti questi anni, siamo passati da una discorsività di guerra contro il narcotraffico, quindi, e questo lo sappiamo bene cosa sta succedendo anche in Europa con la discorsività di guerra che da molti mesi, ormai da vari anni, è diventata dominante e attraverso i mezzi di comunicazione è diventata la nuova bandiera, il nuovo ombrello sotto cui tutti dobbiamo metterci perché è l'unica a disposizione. Ecco, noi siamo passati da un governo, quello di Felipe Calderón Hinojosa, che ha governato in Messico dal 2006 al 2012, con il PAN, che ha instaurato una politica di guerra contro il narcotraffico. La sua prima quasi azione politica è stata dichiarare la guerra contro il narco, cosa che ha portato a centinaia di migliaia di morti e di desaparecidos. Ha una discorsività di ricostruzione e di pace e di anticorruzione. Ora possiamo anche decidere che noi siamo tanto meglio da poter stabilire che queste politiche non hanno funzionato, però a livello discorsivo è un cambiamento epocale. Il fatto di smettere di considerare la guerra come uno stato di eccezione permanente, a considerare la gestione dei problemi relativi, ovviamente reali, al narcotraffico e alla produzione, al traffico di droga come problemi politici che vanno gestiti, anche perché, e concludo perché è finito il mio tempo, diciamo, la politica di guerra è stata, nei fatti, una guerra contro, le classi sociali, più disagiate. So che non è tanto di moda parlare di classe, però, a me importa. Cioè è stata una guerra contro i poveri, sostanzialmente. Chi è finito nella rete di questa guerra, le vittime, i morti e i desaparecidos, ce li ha messi il popolo messicano nelle sue classi più basse. Io credo che anche questo abbia a che vedere con la vittoria schiacciante di Claudia Sheinbaum, che, faccio un piccolo commento, mi sembra riduttivo considerare come se fosse, diciamo, un nuovo mandato di López Obrador, anche perché sminuirebbe un poco la portata sia della persona, sia della politica, che ha una sua carriera, una sua individualità e ha una sua forza. Per cui, diciamo che sta cambiando il paradigma. Soprattutto io lo analizzo a livello discorsivo di chi è il nemico pubblico. Ecco, oggi il nemico pubblico da vari anni non è più, o comunque molto meno, il popolo messicano, quindi le classi sociali più basse, più popolari, e si sta cercando anche discorsivamente di cambiare questo paradigma che ha portato una distruzione che ho potuto documentare in tutti questi anni. Grazie, lascio la parola a chi segue. Grazie Mastro Giovanni, e visto che siamo entrati un po' nell'analisi sociale, socio-economica, nella composizione della società messicana, la prossima domanda per Giancarlo Summa ha a che fare un po' con il bilancio della politica economica di López Obrador, che da un lato, da un punto di vista macroeconomico, è stata piuttosto ortodossa, quindi un tasso di cambio piuttosto controllato, una stabilità macroeconomica
importante e non comune né per il Messico né per gli altri standard latinoamericani, poca inflazione, no, un aumento del deficit, ma comunque sotto la media latinoamericana, e dall'altra parte, da un punto di vista invece delle variabili reali, penso per esempio alla disoccupazione, si è ridotta, i salari sono aumentati, ci sono state politiche verso le classi più povere di supporto, di sostegno, di riduzione un po' della differenza tra l'alto e il basso della società. E alcuni analisti commentano la vittoria di López Obrador proprio come un successo delle sue politiche socio-economiche. Quindi vorrei chiedere a Giancarlo Summa che cosa ne pensa. Sì, beh, buon pomeriggio a tutti, molte grazie per questo invito. Un piacere rivedere qui vari vecchi amici e colleghi in questa occasione. Io ho lavorato in Messico per 5 anni quando dirigevo la comunicazione delle Nazioni Unite in Messico e nell'area dei Caraibi. E io sono soprattutto un brasilianista, ho passato più di 20 anni in Brasile, quindi per me è abbastanza anche naturale fare un po' un parallelo tra i due grandi paesi dell'America Latina, il Brasile e il Messico. E ci sono punti, anche, punti interessanti di convergenza, ma anche di grosse, diciamo, differenze dal punto di vista economico, ma quando pensiamo al primo Lula, beh, in Brasile c'è la rielezione. Quando Lula finì il suo secondo mandato nel 2010 con una enorme popolarità, più dell'80% di popolarità, diciamo, grazie a questa popolarità aiutò a fare eleggere Dilma Rousseff in Brasile. Lì già c'è una grossa differenza, nel senso che l'elezione di Dilma Rousseff molto più complicata e dura dal punto di vista elettorale di quanto sia stata adesso l'elezione di Claudia Sheinbaum, che ha avuto, anzi in termini percentuali, più voti di quanto ebbe AMLO nel 2018, quando io ero lì, seguì le elezioni anche come ONU, facemmo, diciamo, un po' di monitoraggio elettorale, anche perché appunto i risultati fossero trasparenti e non si potessero riprodurre, diciamo, dubbi sui risultati. AMLO, come è stato già, credo, Barbara, Tiziana Bartaccini ha ricordato prima, nel 2000, lui sempre dice che nel 2006 gli era stata rubata l'elezione. Però, naturalmente, quindi Claudia Sheinbaum ha vinto bene. E quando si vince bene, anche perché evidentemente c'è un sentimento che dal punto di vista economico le cose funzionino, o perlomeno questo è un diciamo, il sentimento predominante. Ora, López Obrador è tutta esperienza di governo di Morena, il mio modo di vedere, è diciamo, di difficile classificazione. È difficile dire un governo di sinistra piuttosto che un governo un'altra cosa. È un'esperienza in cui ci sono molte cose anche contraddittorie fra di loro. In termini discorsivi, quindi rifaccio a quello che Federico Mastrogiovanni finisce appena detto nel suo intervento, in cui condivido molte cose, in termini discorsivi AMLO ha fatto una, diciamo, nei suoi 6 anni di governo, quasi 6 anni, terminerà adesso, nei prossimi mesi, diciamo, il suo obiettivo è stato, cioè, attaccare i conservatori, i neoliberali. Diciamo, e quindi da un punto di vista discorsivo, un discorso che magari potrebbe sembrare molto di sinistra. Però in termini sociali è stato un governo, diciamo, di sinistra moderata, socialdemocratico, sono aumentati, diciamo, una serie di spese sociali, di programmi, di trasferimento, di reddito, di cash transfer alla popolazione. Dunque c'è stato un aumento del salario minimo importante. Il salario minimo oggi è il più elevato degli ultimi tre governi, con una differenza anche regionale,
è aumentato dappertutto, però soprattutto nel nord, nella zona di zona franca, no? Di frontiera, dove ci sono molte delle industrie che esportano verso gli Stati Uniti, una pensione addizionale data a tutti gli anziani del Messico. E quindi diciamo un minimo di recupero dello stato sociale messicano, però anche lì ma non totalmente, nel senso che poi al di là dei proclami molto trionfalisti di AMLO, dicendo abbiamo adesso un fantastico sistema educativo, un fantastico sistema di salute pubblica, in realtà non è fantastico nell'uno o nell'altro, diciamo, è stata molta propaganda sull'argomento, c'è ancora moltissimo da fare. Però poi quando andiamo a parlare, diciamo, dell'economia in senso più stretto, cioè qual è l'economia del Messico, cosa produce il Messico e quali sono diciamo, gli interessi di classe, come diceva Federico prima, cioè chi sono le elite messicane e quanto si è spostato o no nell'ambito del Messico, che è uno dei paesi più diseguali dell'America Latina, che a sua volta è il continente più diseguale nel mondo. E beh, lì è molto poco è cambiato, nel senso che AMLO ha mantenuto un'eccellente relazione con le elite tradizionali, con i super ricchi messicani, Carlos Slim, per dire uno che tutti conoscono nel mondo, ma non solo lui. E AMLO ha promesso e ha mantenuto questa promessa all'inizio del suo governo che non avrebbe aumentato le tasse ai ricchi. E il Messico ha tutt'oggi la più bassa pressione fiscale di tutta l'America Latina, circa il 20% del PIL. I ricchi praticamente non pagano tasse. E questo però ha permesso, appunto, ha mantenuto l'appoggio diciamo, dell'elite tradizionali al governo, non gli ha aperto un fianco politicamente complicato. E in termini economici è stato, beh, diciamo, conservatore, nel senso che ha avuto la politica economica è stata di lotta all'inflazione, stabilità delle finanze pubbliche, di mantenere il peso, anzi, sopravvalutazione del peso. Tagli alla spesa di forma generale in nome di una cosa che lui ha chiamato, austerità repubblicana. Ora, in Europa e anche nel resto dell'America Latina, le politiche di austerità sono normalmente politiche di destra perché, come dire, favoriscono interessi economici dell'elite economiche piuttosto che non della popolazione. Certo, quando l'inflazione esce di controllo, come è successo in Argentina, i più poveri sono anche i primi a pagare. Però, diciamo, fuori da una situazione di assoluta mancanza di controllo inflazionario, le politiche di tagli della spesa pubblica sono politiche, insomma, non a favore delle classi popolari. E questa è stata una cosa molto evidente, una cosa che io seguì da vicino. Io ho collaborato molto strettamente con il governo, con l'amministrazione, per il mio ruolo istituzionale, però anche per le mie simpatie politiche. Non sono più a loro, lo posso dire, sono sempre stato una persona di sinistra, con Donato Di Santo e anche con Fassino, diciamo, ci conosciamo da decenni in questo senso. E quindi abbiamo provato, io personalmente anche come ONU, provammo a dare una mano, per esempio, a proporre al governo AMLO di spendere quello che andava speso durante l'epidemia del Covid, la pandemia di Covid, per fornire a tutta la popolazione più povera un contributo finanziario che permettesse di non dover uscire di casa per andare a lavorare. E la risposta è stata negativa, perché questo farebbe aumentare il deficit e questo sarebbe contro l'austerità. Questo è costato al Messico 300.000 morti più di quanto sarebbe dovuto, di quanto sarebbe, diciamo, cioè il Covid ha fatto morti di per sé, però varie centinaia di migliaia di vittime sarebbero potute essere evitate. Quindi è sempre da un punto di vista strutturale. E lì non abbiamo tutti gli ultimi dati perché la CEPAL, la Commissione
e dell'ONU per la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America Latina. Ci metto un po' per fare questa elaborazione, però diciamo che non c'è stato, è diminuita la povertà estrema in Messico, quindi c'è stato un miglioramento dell'indice di Gini. Grazie a queste politiche trasferimenti di soldi, di questo aumento del salario minimo, eccetera. Però in termini di concentrazione della ricchezza, in realtà non è cambiato praticamente nulla, almeno fino agli ultimi dati che abbiamo, nel senso che l'1% più ricco della popolazione controllava circa il 30% del reddito nazionale nel 2018, dati della CEPAL, e nel 2021. Gli ultimi dati disponibili, questo non è più il 30%, è il 27%, una riduzione molto piccola, però soprattutto il 50% più povera popolazione non ha cambiato, diciamo, il suo quanto, diciamo, la percentuale di ricchezza nazionale controllata era del 7% nel 2018, del 7% rimaneva nel 2021. Cioè, da un punto di vista strutturale, in termini della concentrazione della ricchezza, nulla in realtà è cambiato. C'è stata una diminuzione della povertà estrema, la quale è un'ottima cosa, però diciamo, non si può dire che il Messico sia cambiato nella sua struttura. Certo, i cambiamenti hanno bisogno molto più di 6 anni per, diciamo, per avvenire, però diciamo, la direzione non mi sembra molto promettente. Io sto studiando, diciamo, questa situazione in tutta l'America Latina e a questa conclusione sono arrivato. Ora, in termini economici, evidentemente l'economia del Messico è legata a filo più che doppio con gli Stati Uniti. Il Messico è oggi il principale partner commerciale degli Stati Uniti, più del Canada e molto più della Cina. Questo è in controtendenza nel caso del Messico rispetto al resto dell'America Latina, magari ne parleremo poi dopo parlando di relazioni internazionali, ma mentre tutto il resto dell'America dell'America del Sud, l'America centrale è un po' diverso, ma e tutto il resto della regione ha come principale partner la Cina, il Messico è legato a filo doppio agli Stati Uniti. C'è anche un fenomeno chiamato in economia del nearshoring, ossia quello che succede che di fronte a questo protezionismo che prima Trump e poi Biden, in modo diverso, però hanno iniziato ad avere contro la Cina, e c'è stato un trasferimento di una serie di investimenti verso il Messico che, come dire, hanno sostituito la relazione diretta con la Cina, quindi piuttosto che avere commercio diretto, ci sono investimenti in Messico per continuare a esportare e importare poi da parte del Messico verso gli Stati Uniti. Giancarlo, perdonami, devo chiederti di Stiamo chiudendo, vabbè, chiudo. L'ultima cosa che vorrei citare è la questione della politica energetica, su cui Claudia Sheinbaum, tutti speriamo che rappresenti un elemento di discontinuità, cioè di cambiamento rispetto a AMLO, nel senso che Claudia Sheinbaum è una scienziata, è specialista di temi di ambiente e anche di cambiamento climatici, è stata consulente dell'ONU su queste questioni. Nel governo AMLO è stata completamente distrutta la politica di energie rinnovabili del Messico, e mentre è stato di nuovo dato un'enorme enfasi sulla produzione di petrolio, oltretutto però con risultati molto, molto scarsi, perché la Pemex continua a perdere soldi, e la Pemex è il grande gigante degli idrocarburi messicani, e il Messico continua a importare 70% degli idrocarburi che utilizza dagli Stati Uniti. E quindi il Messico, diciamo, è in controtendenza rispetto al resto dell'America Latina sulle questioni rinnovabili, grazie alle scelte di AMLO. Ci auguriamo che Claudia Sheinbaum, diciamo, si autonomizzi da AMLO su questa questione e rimette il Messico in carreggiata, cioè investire sulle rinnovabili e
rispettare gli impegni con gli accordi di Parigi. Grazie. Grazie Giancarlo. Passiamo al secondo, ultimo giro di interventi. Chiedo a tutti i nostri relatori gentilmente di poter stare nei tempi, quindi circa 8 minuti, in modo tale da chiudere nei tempi previsti e dare poi le conclusioni secondo programma. Quindi siamo, diciamo, in una fase, in un momento di bilanci di questo governo. Chiederei alla professoressa Bertaccini, che nel suo primo intervento aveva un po' iniziato a descrivere la figura politica di AMLO. Una delle accuse che spesso viene rivolta al presidente in carica, prossimo ex presidente del Messico, è quella di essere stato un po' un accentratore, no? Del potere, di aver ridotto gli spazi democratici nel paese. Questo gli rimproverano. Qual è il bilancio della qualità della democrazia del Messico dopo questi 6 anni? Bene, due cosette solo. Innanzitutto sono assolutamente d'accordo con Giancarlo su, una, che, su questa difficoltà di classificazione che in effetti non è stato risolto ancora. Quindi bisognerà ancora studiare molto sul tema per poter parlare, no? Con ragion veduta. Sul tema della discorsività, sì, è vero, però la discorsività poi bisogna vedere i fatti, cioè uno può dire qualsiasi cosa, lo vediamo anche qua da noi, insomma, cosa succede, poi però i fatti sono altra roba. E sul discorso della continuità, non è che Tiziana Bertacini che ha detto che c'è continuità, ma il fatto che loro si sono proposti così, Claudio probabilmente non avrebbe vinto, cioè questo è il patrimonio che ha portato i 6 anni di López Obrador, la sua vittoria. Quindi sul discorso della continuità loro hanno basato tutta la campagna elettorale, questo deve essere molto chiaro, cioè non è una mia analisi così del niente. E sul nemico, ricordiamoci che in democrazia l'opposizione è fondamentale, non ci devono essere nemici nel pueblo, negli altri, insomma, il rispetto dell'opposizione è fondamentale perché ci sia democrazia in qualsiasi parte del mondo. Ancora due cose che non avevo detto, è quella tattica che dicevamo del abbracci e non pallottole, no? Era la tattica che lui aveva promesso in campagna elettorale, c'è cioè una visione diversa sulla sicurezza, no? Quindi non più i militari, non più guerra al narcotraffico, non più la mano dura, ma risolvere le cause alla radice. Questo non ha dato i frutti sperati. Anche qui si sono posti in continuità totale, cioè dicendo che avrebbero continuato su questa tattica, ma io vorrei solo ricordare che secondo tempo la Guardia Nazionale, che diventa parte della Sedena, cioè del Ministero della Difesa, che viene mandata anche alla frontiera, anche quando Trump fa pressione rispetto al trattato di libero commercio, e la militarizzazione che è avvenuta nel paese, laddove comunque le forze militari sono state messe in campo, non solo, ma la gestione delle grandi opere pubbliche di López Obrador sono state messe di infrastruttura nelle mani dei militari. Anche qui ho parlato l'altro giorno, ho intervistato un dirigente di Morena e mi ha detto che lui era convinto che questo andasse bene così e che avrebbero continuato su questa strada. Non do giudizi di valore. Le speranze comunque durante questa, cioè uno dei problemi fondamentali durante questa campagna elettorale è stato il crimine organizzato, che ha creato anche molta appunto incertezza e paura. Io vedo i dati, qualche centinaio di vittime in meno, appunto eravamo a 30.000 vittime e la discesa è a 29.675, quindi questo è uno dei principali problemi principali della democrazia. Il crimine organizzato è entrato nelle elezioni, specialmente a livello locale, perché ovviamente il livello territoriale, il controllo territoriale è fondamentale. Abbiamo avuto tantissimi candidati morti, ieri ancora ce ne sono stati 3 morti, ancora dopo le elezioni, e quindi non si può esimersi da analizzare anche questa parte. E alcuni municipi che sono stati totalmente controllati appunto dal crimine organizzato. Breve radiografia del paese. Ecco, quindi il progetto si basa sulla democrazia partecipativa, loro lo chiamano un umanesimo alla messicana, e qui entra in gioco il discorso, anche qui si dovrebbe aprire un dibattito e il discorso sarebbe lungo, sul discorso appunto dei diritti sociali e quindi delle spese sociali di cui stava parlando prima appunto Summa. E qui entriamo a che cos'è la democrazia. Allora, in America Latina, in Messico, il processo, diciamo, classico della cittadinanza è passato prima per un'espansione dei diritti sociali e poi per i diritti politici. Cosa intendiamo per democrazia? Insomma, qua sembra che anche le persone, anche questa democrazia partecipativa, che dovrebbe essere accompagnata dai diritti anche liberali, sia ormai intesa solo come una democrazia sociale.
c'è solo come appunto la redistribuzione. Sappiamo però dagli esempi che vediamo anche nella stessa America Latina che se mancano i diritti liberali, la democrazia sociale anche da sola, che è necessaria in paesi con diseguaglianza come il Messico, ovviamente, però manca un pezzo e quindi poi insomma ci sono dei problemi. Solo due dati. Fra il 2020 e il 2023 il Messico è fra i paesi dove è diminuito di più l'appoggio alla democrazia, meno 8%. Solo il 35% dei cittadini dicono di preferire la democrazia, che scende dal 43 al 35%. Questi sono i dati del Latino Barometro, che mi sembrano abbastanza, insomma, dati di fiducia non presi da una parte o dall'altra. Il Messico è il paese che registra un maggior aumento in America Latina nell'appoggio all'autoritarismo, più 11%, dal 22 al 33%. Solo un terzo dei cittadini appoggiano la democrazia, un terzo è indifferente al tipo di regime e un terzo appoggia l'autoritarismo. Quindi, alla domanda del Latino Barometro, appoggerebbe lei un governo militare in sostituzione del governo democratico se la cosa... Se le cose si ponessero difficili, quasi la metà della popolazione risponde che sì, 42%. Un dato sui mezzi di comunicazione: la stampa è sempre stata attaccata dal presidente durante le smanianeras, eccetera, in un paese che, ricordo, detiene il triste primato di giornalisti uccisi appunto nel mondo. Secondo l'inchiesta Latino Barometro, alla domanda, in caso di difficoltà, va bene che il presidente prenda il controllo dei mezzi di comunicazione? L'opinione favorevole del Messico è del 48%, metà del paese. Il Messico si posiziona al secondo posto in America Latina solo dopo Bukele, 69%. Ecco, quindi questi dati fanno riflettere, bisogna riflettere su questi dati, su queste analisi. Cioè, non tutto è oro quel che luccica, bisogna cercare di avere delle visioni imparziali, non ideologiche. A tutti piacerebbe che vince la sinistra e vada tutto bene, però bisogna vedere un attimo che cosa succederà. In Messico uno dei problemi, sappiamo, è lo Stato di diritto, una reale divisione, insomma, non solo dei poteri, perché ci sono state intromissioni, ma soprattutto uno Stato di diritto effettivo. Il livello di impunità per i delitti gravi non è migliorato, si aggira intorno al 95,7%. E laddove, come dicevo, gli attacchi alle istituzioni poi fanno male anche alla democrazia. Perché comunque già nel 2018, appunto, il potere giudiziario, circa il 70% dei cittadini pensava che i giudici fossero corrotti, un panorama che peggiora a livello locale. Dopo 3 anni di governo, il potere giudiziario gode del 24% della fiducia dei cittadini, Congresso 22 e partiti politici 13. Questo personalismo di cui viene accusato, di cui dicevamo, lo vediamo anche, il risultato era un dato importante, che io credo che sia importante per la democrazia, cioè si può avere una democrazia senza partiti politici. In Messico oggi il 58% pensa che la democrazia possa funzionare senza i partiti. E quindi questo personalismo dove la fiducia si è incanalata tutta nella persona, nel leader e non nelle istituzioni, a me fa riflettere. Va bene. E poi per quanto riguarda sì anche le politiche sociali, anche qui alcuni chiariscuri. La povertà è diminuita per la prima volta, però c'è stato un lieve aumento della povertà estrema, ma soprattutto il problema dei servizi e quello che non è migliorato è l'educazione. López Obrador in questo smantellamento dello Stato ha sostituito il Seguro Popolare con un sistema che non si capisce a fondo, no? Cosa sia, che non ha funzionato tanto bene, e bisogna anche lì vedere che cosa succederà adesso col prossimo presidente, che è l'Insabi. E però sembra che siano aumentati la carenza di servizi nella salute. Per esempio, mancano medicine qui adesso, ed è da un po' di tempo che c'è il problema appunto di trovare le medicine. Il 70% della spiegazione della riduzione della povertà sta ovviamente nell'aumento dei salari, che c'è stato ed è stato parte di quella rinegoziazione del trattato, e qui vengo a quello che diceva Summa dell'importanza dell'economia come legata all'economia appunto agli Stati Uniti dentro del trattato di libero commercio, e in effetti i salari si sono appunto incrementati del 18,2%, è aumentata molto la paga del salario minimo, prima non c'era un salario minimo fisso, quindi è ancora di più alla frontiera ovviamente, però resta il problema del settore informale dell'economia, e quindi questo è un problema molto grande nell'economia che non si è risolto. Chiudo, grazie. Grazie mille alla professoressa Bertaccini, soprattutto per rispettare i tempi. E chiedo quindi a Federico Mastrogiovanni di
approfondire un po' questo tema della questa crisi di sicurezza. Si è parlato molto di queste elezioni come le più violente di sempre, decine di candidati locali che sono stati uccisi, ma spesso il Messico insomma, finisce sulla cronaca nazionale, soprattutto in un paese come il nostro, molto disattento, America Latina, per la criminalità, l'aumento del potere dei narcos. E una delle risposte, la risposta del governo López Obrador, appunto, è stata questa strategia a braço non balasso su una crescita del potere dei militari nelle funzioni anche di polizia, di controllo della sicurezza, della vita quotidiana. Ecco, quindi chiederei a Mastro Giovanni, nella sua veste di accademico, giornalista, ma soprattutto di persona che vive, in Messico, qual è la situazione rispetto a questo nella vita quotidiana e nelle politiche del prossimo governo? Sì, intanto vorrei cominciare con ringraziare la professoressa Bertaccini per la lezione di democrazia, però oltre a un dottorato in scienze politiche io faccio anche il giornalista di campo, quindi conosco molto bene questo paese dal basso e quindi oltre ad avere una serie di dati prodotti da più o meno attendibili o più o meno parziali, organismi internazionali, io vedo anche qual è la vita di queste persone perché io Io ho vivo vissuto in lì. Messico per molti Io anni, lo però sto vivendo non ho interrotto nessuno, però mi dispiace. dal basso. Visto che tutti avete vinto la Io vostra non ho. conoscenza Che di Messico, anche la mia di lunga data, dal basso. dobbiamo fare? Per favore, scusate, facciamo Io non continuare, mi sono Federico. permesso di interrompere nessuno e quindi vorrei finire quello che sto dicendo. Per cui ci sono una serie di imprecisioni, inesattezze, una delle quali so che capisco che sia difficile diciamo, da accettare per un certo progressismo europeo, ma il fatto che una parte della popolazione importante di questo paese e le classi sociali più basse e mai rappresentate abbia deciso non soltanto di votare nel 2018 per López Obrador, ma di votare nel 2024 con una maggiore percentuale per la candidata di Claudia Sheinbaum, significa che la vita di queste persone ha avuto qualche miglioramento, altrimenti, come hanno fatto nel 2018, avrebbero cambiato. Quindi mi sembra anche interessante stabilire dall'alto e da fuori che il popolo messicano è imbecille per definizione, che vota contro i suoi stessi interessi. E un altro tema mi sembra l'affermazione dello smantellamento dello Stato. Mi piacerebbe poi in un'altra sede avere diciamo, delucidazioni su questa affermazione, perché è qualcosa che semplicemente non è successo. Non è stato smantellato lo Stato, bensì in molti campi è stato rinforzato lo Stato contro una politica oggettivamente che ha smantellato lo Stato e le risorse, che va avanti da più di 40 anni in questo paese. E qui arrivo al tema della militarizzazione. Diciamo, mi sorprende, io sono molto critico, sia nei miei interventi, ma anche nei libri che scrivo, con la gestione da parte delle forze armate, di varie attività che dovrebbero essere civili. Quindi non è un segreto la mia posizione, ma mi sorprende che venga, diciamo, sull'onda, anche questo era uno dei grandi temi della destra in questa campagna elettorale, no? E molti intellettuali, accademici di destra assumevano che il governo che sta per concludersi ha operato una militarizzazione del paese. Mi fa ridere perché sono 15 anni che faccio giornalismo e mi confronto con la militarizzazione del paese, che è iniziata con il governo di Felipe Calderón, e questa critica alla militarizzazione per molti anni non è mai stata fatta, e adesso fa parte di una discorsività che mi sorprende perché diciamo, la militarizzazione è avvenuta in maniera preponderante a partire da gennaio 2007.
E è stata portata avanti dal governo di Felipe Calderón, dal governo di Peña Nieto, e è stata portata avanti in maniera diversa, ma comunque c'è una presenza delle forze armate nella vita pubblica dal governo di López Obrador. Ora, secondo me, Non parlo più bene io non lo l'italiano, so che forse. cosa dobbiamo fare, io non so che cosa dobbiamo fare, se mi scusate, se volete che io smetta di parlare, io posso anche andarmene se devo essere interrotto Lo costantemente. segui, per favore, Federico. Ok, Di qua. e quindi il problema secondo me è importante rispetto alla gestione della pubblica sicurezza da parte delle forze armate è il fatto che abbia, diciamo, l'esercito, ma comunque la marina in generale, le forze armate, abbiano acquisito una presenza importante in vari campi della gestione della cosa pubblica che potrebbe essere difficile da controllare con un governo che non abbia un appoggio popolare, un sostegno popolare delle dimensioni del governo di López Obrador o del possibile governo di Claudia Sheinbaum. E questa è una preoccupazione importante. Rispetto poi alla situazione dei giornalisti, mi permetto, essendo stato minacciato di morte da un governatore priista per il mio lavoro e da un capo della polizia ministeriale che poi è stato ucciso a sua volta, e facendo questo lavoro nella precarietà, come molti di noi fanno in Messico, mi sembra di poter dire che il rapporto di possibilità di, diciamo, criticare, documentare con il governo di López Obrador è molto più alto. Ricordo conferenze stampa di Enrique Peña Nieto con i dirigenti italiani, con Enrico Letta nel 2014, se non sbaglio, in cui non era possibile neanche fare domande al presidente messicano né al primo ministro italiano che veniva con la delegazione di Eni, Enel e varie aziende italiane. Io credo che ci sia un rapporto molto più diretto e molto più esplicito, e mi pare che i mezzi di comunicazione in Messico in questi 6 anni abbiano lavorato in maniera diciamo importante, sia in termini di controllo, sia in termini di diciamo, critica. Per cui posso anche dire che è stato ampliato diciamo, la copertura sanitaria per i giornalisti freelance, cosa che prima non c'era, poiché una delle principali minacce, questo l'ho detto in molte sedi, alla libertà di stampa in questo paese è la precarietà dei giornalisti che non hanno e che non avevano neanche una copertura sanitaria, cosa che adesso i giornalisti hanno, anche se sono freelance. Sicuramente il problema dell'aggressione ai giornalisti rimane un problema importante nell'agenda, era uno dei temi anche suggeriti da Giancarlo nelle nostre conversazioni personali. Però io credo che sia molto importante rimanere, almeno in quello che rimane nel mio intervento, sulla gestione della sicurezza e sulla gestione della criminalità. Federico, Ho un perdonami, minuto un soltanto. minuto. Sì. Ok. Volevo ricordare la subordinazione dei gruppi criminali allo Stato durante tutta la storia, e questo è documentato da un'infinità di lavori ormai, sia giornalistici che accademici, la subalternità di gruppi criminali a gruppi di interesse all'interno delle istituzioni dello Stato. Per cui uno dei grandi temi che secondo me potrebbero essere e che non sono stati, diciamo, al centro del governo che sta per finire, che potrebbe invece essere importante nel prossimo governo, è quello di ricollocare
anche in maniera, nella narrazione delle cose, i gruppi criminali all'interno di un rapporto di subalternità con i pezzi delle istituzioni, poiché non c'è nessuna, prevaricazione formale di gruppi criminali rispetto a un teorico stato fallito. Non c'è nessuno stato fallito. Ci sono pezzi di stato che si sono, avvalsi per anni, di gruppi paramilitari e di gruppi criminali e che continuano a essere, coloro che decidono cosa fanno e cosa non fanno i gruppi criminali. Quindi potrebbe essere molto interessante una sfida. E qui chiudo, finalmente, tirare fuori allo scoperto questo rapporto e questa relazione tra il potere politico e i gruppi criminali. Grazie Mastro Giovanni. Ultima domanda per Giancarlo Summa sulla politica estera. Abbiamo parlato degli Stati Uniti, che è insomma, il partner commerciale anche di politica estera principale del Messico. Chiederei a Giancarlo una panoramica di questo governo messicano, che appunto è un governo, per quanto diciamo, un animale politico strano, Morena, ma che comunque si può ascrivere ai gruppi progressisti dell'America Latina. Che cosa ci possiamo aspettare? Aspettare in termini di politica estera messicana, sia verso il nord sia verso il sud. E chiedo sempre a Giancarlo di rispettare i tempi in modo tale da concludere e dare la parola ai nostri relatori alla fine. Avevo lasciato il microfono in mute, sì, starò nei tempi. Sì, il Messico di López Obrador è stato anche lì contraddittorio. Ha accennato in modo, diciamo, vecchio stile, un po' demagogico alla sinistra antica quando all'insediamento, alla cerimonia di insediamento in Messico, cioè di López Obrador nel 2018. Diedero grande spazio alla delegazione cubana, venezuelana, eccetera, e poi, come dire, periodicamente AMLO ha detto cose, insomma, positive o di difesa per Cuba, faremo, eccetera, anche se poi in termini concreti non hanno in realtà fatto granché per aiutare Cuba, che è in una situazione economica e sociale gravissima, probabilmente all'ultimo stadio. E AMLO non ha guardato affatto l'America Latina. AMLO non è interessato alla politica estera e non è interessato all'America Latina. Gli unici due viaggi che ha fatto come presidente, praticamente, insomma, forse ha fatto un altro, però insomma negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono evidentemente il referente in tutti i sensi, economico, militare, politico, no? Per gli Stati Uniti, 3.500 km di frontiera, non a caso, 40 milioni di messicani che vivono negli Stati Uniti. Quindi su quello AMLO, diciamo, si è speso, quello che ha potuto fare, anche se la sua intesa con Biden, cioè prima lui c'era Trump e poi Biden, però insomma, però su quello sì c'è stato un vero interesse. Ora, sull'America Latina no. Quindi in tutto diciamo, il processo di integrazione latinoamericana, eccetera, assolutamente il Messico si è tirato fuori. Alcuni esponenti politici messicani sono nel gruppo di Puebla, cioè, quindi ci sono alcuni momenti di contatto e così via, però lì c'è stata davvero una diversificazione. Nel 2004, all'epoca Brasile, Argentina e Venezuela di Chavez, che non era Maduro evidentemente, ruppero con gli Stati Uniti sulla questione dell'ampliare a tutta l'America Latina, era l'area di libero commercio delle Americhe. E a partire di lì ci fu questo, diciamo, orientamento verso la Cina in termini economici dell'America del Sud. E il Messico non era interessato all'epoca, non è stato interessato con AMLO. Quindi è stata una politica estera molto declaratoria su grandi temi, anche quando sono stati al Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Messico, diciamo, sulle cose che andavano dette, le hanno dette. Per esempio, Claudia Sheinbaum, l'anno scorso, già quando era appena iniziata la guerra di Israele, gli attacchi contro Gaza, ha ripetuto di essere a favore del riconoscimento dello Stato palestinese, non essere accettabile la reazione militare israeliana in quel modo.
Quindi diciamo ci sono delle cose che sono abbastanza in linea di continuità con il pensiero progressista e di sinistra, però in pratica AMLO è stato diciamo, assente sui grandi temi della regione e anche in termini di politica internazionale in modo più ampio, come dire, il Messico a mio vedere non ha cioè, il Messico è uno dei grandi paesi del mondo, una delle grandi economie, delle grandi popolazioni, cultura, storia, voglio dire, è un grande paese, non ha avuto una presenza internazionale, diciamo, all'altezza. Questo probabilmente per mancanza di, interesse di AMLO. Io faccio anche lì un riferimento di nuovo al Brasile. Lula, un grande protagonista sulla scena politica internazionale, quando è arrivata Dilma Rousseff, a cui la politica estera interessava molto poco, il Brasile ha perso protagonismo. Quindi, diciamo, cosa farà Claudia Sheinbaum? Vedremo. Anche lì vedremo chi sarà il o la cancelliera. Rimarrà Alicia Bárcena? Chi sarà? Quindi anche da questo potremo un po' capire. Io spero e mi auguro che diciamo, il Messico riprenda un ruolo importante, come già avuto nel passato, sulle questioni ambientali di energie rinnovabili. In questo, lì sì, con una discontinuità con relazione a AMLO, che invece ama il petrolio, uno dei suoi progetti è stato questa. Ha lanciato la costruzione di una grande raffineria che ancora non è pronta e come tutte le raffinerie di petrolio costano 7 volte più, non dico 7, questo ho detto un numero a caso, però costano molto più di quanto insomma, di quanto all'inizio si pensi. Quindi speriamo che su questo succeda e che il Messico possa diventare un interlocutore e un alleato del Brasile in questo tentativo di rilanciare una politica di integrazione latinoamericana e di essere una barriera contro l'avanzata dell'estrema destra in America Latina, nelle Americhe. Quindi, però questo è un augurio, perché davvero non sappiamo esattamente cosa succederà. Ora c'è quindi in termini della politica estera, diciamo, abbiamo anche lì più dubbi, però con qualche speranza, diciamo che avendo Claudia Sheinbaum una visione un po' più, diciamo, cosmopolita, un po' più ampia, questo possa migliorare rispetto a quanto sia stato, diciamo, la mancanza di protagonismo di AMLO sulla scena internazionale. Però vorrei dire una cosa che è legata però anche alla questione internazionale, perché molto spesso il Messico è stato criticato in passato, o anche nei governi anteriori, nel governo AMLO, sulle questioni di violazione dei diritti dell'uomo, eccetera. Una delle cose su cui anche lavorai personalmente, abbiamo fatto anche con Federico, appunto, vari lavori sulla protezione dei giornalisti, eccetera. Una cosa che lì diciamo, rappresentò nel governo Peña Nieto un grande punto diciamo, di frizione del Peña Nieto, cioè l'antecessore di AMLO, del PRI, nei confronti delle organizzazioni internazionali, dell'ONU, del Movimento dei Diritti Umani, fu la questione dei 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa. Che io ricordo perché mi sembra abbastanza emblematico di quello che non è successo in Messico, cioè AMLO in campagna elettorale, essendo stato appoggiato da tutto il movimento dei diritti umani, e lui promise alle famiglie che stavano cercando questi ragazzi, che sappiamo cosa è successo, sono fatti scomparire dall'esercito, dalle forze armate messicane, lo sappiamo. Però AMLO era assolutamente diciamo, su questo, lo faremo, giustizia, eccetera. Non abbiamo più sentito parlare dei 43, cioè anche il rapporto finale del governo che era stato annunciato, poi non ne abbiamo più sentito nulla. E questo ha molto a che fare probabilmente con il fatto che se avessero fatto, diciamo, davvero quello che avevano promesso, questo avrebbe messo sotto accusa una parte importante delle forze armate, dell'esercito
dell'esercito messicano. E questo AMLO non l'ha voluto fare, perché appunto ormai le forze armate sono un pezzo importante, diciamo, del funzionamento dello Stato messicano. Questa è una cosa che, come grande amico del Messico, appassionato per il Messico, ma dell'America Latina in generale, e mi preoccupa per il futuro del Messico, perché i militari non sono da nessuna parte in America Latina, neanche in Messico, affidabili dal punto di vista democratico. Sì, Giancarlo. Sì, sto finendo, ho ancora, sì, ho ancora un minuto. Però questo è un problema. E questo è un problema e ha a che fare anche all'interno di politica internazionale, perché le forze armate rimangono un potere di fatto importante in America Latina, in rapporto molto stretto con le forze armate degli Stati Uniti. Quindi, quando, diciamo, le forze armate degli Stati Uniti hanno resistito a Trump nel primo governo Trump, se Trump sarà rieletto, eletto di nuovo, malgrado tutto, negli Stati Uniti, questo potrebbe avere conseguenze drammatiche in tutta l'America Latina, perché non sappiamo quanto potranno resistere istituzioni anche militari negli Stati Uniti. Abbiamo visto in altre parti del mondo che al secondo mandato di un autoritario eletto con metodi democratici, le istituzioni in generale esplodono. E quindi questo potrebbe ridiventare un problema serio, sicuramente in Brasile, da cui vengo adesso, sono stato un mese lì, ma temo che questo possa diventare un problema serio in Messico se e quando un prossimo governo di Claudia Sheinbaum o del successore di Claudia Sheinbaum deciderà di far tornare i militari in caserma a fare il loro lavoro. E questo potrebbe adesso diventare, spero di sbagliarmi, però potrebbe diventare un problema molto serio per il futuro della democrazia messicana. Grazie. Grazie Giancarlo Summa, e io passerei la parola per le conclusioni a Piero Fassino. Credo che ci sia un problema logistico, almeno io ho perso il collegamento video con la sala di Roma, non so se è solo un mio problema e se mi Lo potete schermo è rispondere. nero, lo schermo della Sì. sala è nero. Sì. Quindi aspetterei un momento. Un momento, cerchiamo di ristabilire la connessione. È ritornata la connessione video, vi vediamo nuovamente. Voi ci sentite? Sì? Perfetto, Scusate, c'è stato un problema. Sì. voi ci sentite, Daniele? Sì? Perfetto, e allora passerei, secondo il programma per le conclusioni, al presidente onorario del CESPI, Piero Fassino, per le considerazioni finali dopo questo dibattito. Allora, parlo qui, mi sento. Sì, mi sentite, sì. Va bene, intanto io ringrazio naturalmente l'ambasciatore del Messico di essere qui con noi, partecipanti del panel, alla discussione per i contributi che hanno dato e ringrazio naturalmente il CESPI per aver organizzato e promosso questo incontro. Tra l'altro il CESPI sta riprendendo, come ha richiamato precedentemente il direttore Frigeri, una permanente attività sull'America Latina che, diciamo, rinnova in realtà un'attenzione che nella storia del CESPI è tradizionale. Per un lungo periodo, negli anni 90, 80, 90, il CESPI si è occupato di America Latina ed era uno dei focus fondamentali dell'analisi e dell'azione del centro. Poi, per varie ragioni, diciamo, le priorità sono venute cambiando. Oggi, giustamente, il CESPI sta ricollocando l'America Latina come una delle priorità della sua attività di ricerca, di analisi geopolitica, di formazione, insomma, dell'insieme di editoriale, l'insieme dell'attività del nostro centro. Ma sono state dette molte cose che da esperti, quindi così come dall'ambasciatore, io non le riprendo tutte e cercherò di essere sintetico per punti.
Primo, è la più grande elezione della storia del Messico. E questo dovrebbe già dire qualche cosa, perché erano in palio 20.000 seggi, hanno partecipato 100 milioni di elettori, in un'elezione che poi arriverò, ha conosciuto anche i suoi momenti di violenza, ma che, date le dimensioni, è stato un grande momento di vita democratica del paese, dimostrando che Messico è una robusta democrazia dell'America Latina. E questo è un punto non banale se si pensa al peso che l'America, che il Messico ha, sia nel rapporto con gli Stati Uniti da un lato e sia nel rapporto con gli altri paesi dell'America Latina. E in particolare, sotto la presidenza Obrador, il Messico è diventato, dire, un protagonista essenziale della vita del continente, tra l'altro agendo e intervenendo su molti scacchieri critici del continente. Penso per esempio alla vicenda del Venezuela, no? Dove il Messico fa parte, diciamo, del gruppo di contatto e si è, diciamo, molto mobilitato per cercare di affrontare quella crisi. Secondo aspetto, già detto, ma anche qui non scontato, in un paese di cultura macista, come sono essenzialmente i paesi di cultura latina anche in America Latina, viene eletta una donna, e viene eletta una donna con un voto plebiscitario, perché ottiene la percentuale elettorale più alta di quella ottenuta dallo stesso Obrador 6 anni fa, con un voto evidentemente massiccio delle donne, ma anche con un voto significativo dell'elettorato maschile, e questo rappresenta un elemento importante in un paese che solo conosce, come già detto, diciamo, come elemento culturale un profilo macista, ma poi un paese che è percorso drammaticamente da violenze di genere e da femminicidi costanti e continui. Il simbolo dei femminicidi, che è la scarpetta rossa, è nato in Messico, non è nato da un'altra parte. È significativo anche questo, no? Il fatto che venga eletta una donna presidente del Messico è un dato politicamente significativo e importante, perché in questa elezione c'è il messaggio di un elettorato messicano che elegge la donna anche per affermare la sua volontà di combattere contro la violenza di genere e contro, diciamo, tutte le forme di violenza che colpiscono le donne in quel paese, e non soltanto in quel paese. È già stato richiamato, naturalmente, il Messico è attraversato da un'endemica condizione di violenza, di presenza della criminalità da lungo periodo. Soltanto in questa campagna elettorale sono stati uccisi 30 candidati e molti altri si sono ritirati sotto minacce. La ramificazione delle due principali organizzazioni criminali che hanno base in Messico su scala internazionale fa sì che si, diciamo, consideri la criminalità messicana su scala mondiale la più grande del mondo, e con una presenza, diciamo, sia nel traffico di droga, sia nel traffico di esseri umani e di organi umani, sia nel traffico di migranti e via di questo passo, molto pervasiva. E la lotta, ci è stato richiamato ai nostri panelisti, la lotta in particolare da Mastro Giovanni, la lotta alla grande criminalità è una costante della storia messicana, con però strategie diverse, come è stato richiamato, dalla strategia, diciamo, che ha assunto la guerra come lo strumento fondamentale, alla strategia invece assunta da Obrador, che, pur contrastando ovviamente anche con mezzi militari la violenza dei narcotrafficanti e della criminalità, però poi punta anche, come dire, a intervenire in termini sociali per ridurre lo spazio e il consenso che la criminalità organizzata può avere. In ogni caso, questa è una presenza costante e sarà una delle questioni che anche la nuova presidente dovrà affrontare. Sarà una delle priorità della sua agenda, la lotta alla grande criminalità e ridurre il peso e l'incidenza della criminalità nella vita del Messico, connessa a questo grande tema della corruzione, su cui già si è, della lotta alla corruzione, su cui già si è caratterizzato Obrador e continuerà a caratterizzarsi certamente a Sheinbaum. Quarto elemento,
La Presidente viene eletta grazie al giudizio positivo che il Paese ha dato di 6 anni di presidenza Obrador. Obrador, grande personalità dal punto di vista umano e politico, leader, uomo molto forte, che si è imposto come un presidente non solo in Messico, ma come un leader politico dell'intero continente latinoamericano e con proiezione globale, che ha fatto della lotta alla povertà, soprattutto alla povertà estrema, e di una politica sociale fatta di trasferimenti alla parte più disagiata della popolazione, che ha determinato un mutamento, almeno per una fascia della popolazione, delle condizioni di vita, non a danno dei ceti medi, non a danno delle altre classi, e quindi anche questo non producendo, diciamo, una rottura sociale, ma riuscendo, pur mantenendo una coesione sociale, a realizzare politiche di trasferimento di reddito significative per un paese che, ovviamente, data anche la dimensione demografica, ha nella popolazione che sta in soglia di povertà un problema acuto. E la politica di Obrador ha affrontato questo nodo, si è caratterizzata. Ovviamente questo l'ha fatto con trasferimento di risorse a carico dell'erario pubblico, e questo ha avuto come corrispettivo un problema che viene evocato, cioè il debito pubblico del Messico in questi anni è aumentato. Da parte bisogna anche essere sufficientemente, come dire, razionali e ragionevoli di sapere che se si vuole affrontare, diciamo, una sacca di povertà significativa con trasferimenti pubblici, è difficile farlo mantenendo inalterato il debito. Le due cose difficilmente si riescono a fare insieme. Quindi, e tuttavia questo pone un problema alla nuova Presidente, cioè da un lato come proseguirà una politica sociale che continuerà a tutelare le fasce più deboli, e al tempo stesso però come affronterà, guardate che c'è un avviso. L'audio è stato Mi disattivato. sentite? Sì. E come riuscirà, mantenendo, diciamo, una politica sociale a vantaggio dei settori più disagiati, però ad affrontare il debito pubblico, tema che tra l'altro lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha posto più volte, il governo messicano e anche lo stesso Obrador, quindi è un tema che certamente dovrà essere nell'agenda della nuova Presidente. Nell'agenda della nuova Presidente c'è anche fare i conti con gli esiti del nuovo patto Stati Uniti Canada, Messico, insomma, il nuovo NAFTA, quello che ha un altro nome, l'UMSCA, no? E perché sappiamo che questo è stato un elemento di rinegoziazione che Trump pose sul tavolo in termini molto stringenti, molto una ridefinizione del trattato. Quali sono gli esiti di questo trattato? Come, cosa sta producendo? Perché comunque il Messico ha nella relazione con gli Stati Uniti e con il Canada un punto fondamentale sul sviluppo. Il Messico è il principale partner commerciale degli Stati Uniti, solo perché si abbia chiaro. Quindi, da questo punto di vista, il peso del rapporto con il Nord America è un peso rilevante, e questo sarà un altro tema forte, prioritario della Presidente. E qui dentro ci sta il tema muro e il tema migranti. Sappiamo che questo è, diciamo, un elemento di sofferenza costante e continua nei rapporti tra il Messico e gli Stati Uniti, il grande flusso di migranti che vogliono entrare negli Stati Uniti, la politica americana, che in questi giorni ha confermato anche Biden, ancora ieri o l'altro ieri, in una dichiarazione di chiusura o quantomeno di forte contenimento dei flussi migratori dal Messico all'America Latina, e questo è un punto. Diciamo, sarà anche questo un punto delicato della gestione della Presidente, della nuova Presidente. Nuova Presidente che arriva alla Presidenza forte di un successo elettorale forte, 56%, 59% dei voti, maggioranza assoluta, qualificata addirittura, 2/3, probabilmente nella distribuzione dei seggi in Parlamento, quindi possibilità, una maggioranza di 2/3, anche di far adottare riforme costituzionali, cosa che apre il problema che è stato qui richiamato dalla professoressa Bertaccini, cioè
dell'equilibrio democratico che deve essere garantito, preservato. Noi sappiamo che uno degli elementi di critica ad Obrador è stato anche la sua forte personalità e il suo decisionismo abbia in qualche modo evocato, io uso parole evocate, non di più, però, come dire, un elemento di restrizione, diciamo, di spazi democratici, sarà un tema per la nuova presidente, che è una donna molto forte, che ha dimostrato la sua forza anche come sindaco di Città del Messico, megalopoli tra i più grandi del mondo, il cui governo è una difficoltà in sé, come tutti sappiamo, se non altro per le dimensioni dell'Italia. Quindi, bene, c'è un consolidamento di una vittoria di un fronte democratico progressista di sinistra, con l'elezione di una donna, sulla base di una continuità con un programma come quello di Obrador, che ha prodotto significativi risultati sul piano sociale e anche significativi risultati sul piano dello sviluppo economico, perché il Messico, anche con Obrador, sulla base già di una scelta precedente, ha dato corso, no? Alla forte apertura agli investimenti stranieri, all'insediamento di industria cosiddetta maquiladora e via di questo passo, quindi, che ha determinato livelli di crescita significativi dal punto di vista dello sviluppo industriale, dell'occupazione, del PIL. Quindi un'eredità forte, ovviamente, quando si raccoglie un'eredità così forte, il problema principale è essere all'altezza dell'eredità. E questa è la sfida che la Sciambau ha davanti a sé. Ultima considerazione, tutto questo per l'Italia è importantissimo. Quando si chiede a un cittadino italiano che non abbia, diciamo, conoscenza dei problemi dell'economia internazionale, qual è il principale paese con cui l'Italia intrattiene rapporti in America Latina, ci viene risposto l'Argentina o il Brasile. E questa risposta deriva dalle relazioni storiche che noi abbiamo con quei paesi a partire dalle relazioni demografiche, no? Un terzo degli abitanti del Brasile ha ascendenze italiane e diciamo almeno un 40% degli argentini nella stessa direzione. Ma sul piano delle relazioni economiche e commerciali, il principale paese con cui l'Italia intrattiene rapporti in America Latina si chiama Messico, non si chiama né Argentina né Brasile. Per noi è un partner fondamentale. E quindi da questo punto di vista è importantissimo, sarà importantissimo vedere le scelte che farà la nuova Presidente, come proseguirà il processo di stabilizzazione economico e politico che Obrador ha realizzato e come questo sarà un terreno particolarmente favorevole allo sviluppo delle relazioni con l'Italia e delle relazioni con l'Unione Europea. Poi questo è l'altro fronte importante della proiezione internazionale del Messico, e cioè la relazione con l'Unione Europea, con cui il Messico ha sottoscritto degli accordi di cooperazione molto significativi e molto importanti. E ultimissima notazione ancora, non dimentichiamo che al Messico dedica una particolare attenzione anche la Cina. La Cina ha una strategia di proiezione globale, abbiamo tutti presente questa proiezione globale come tende a essere egemonica in Asia, tende a essere fortemente presente anche in Africa, ma occhio che la Cina sta sviluppando una strategia di proiezione anche in America Latina, guardando i paesi più importanti e guarda al Messico, per la forza che il Messico ha, con significativa attenzione. E quindi qui c'è un altro grande tema, di come il Messico si colloca dentro gli equilibri internazionali, come si colloca dentro i nuovi panorama, il nuovo panorama, i nuovi scenari economici e politici della globalizzazione, come si colloca nel rapporto tra Occidente e Global South. Insomma, queste questioni di grande rilievo che anche queste saranno sul tavolo della nuova Presidenza. Il CESPI, come si è detto, ha avviato un lavoro di analisi e ricerca sul Messico. Questa nostra riflessione di oggi è un episodio isolato, si colloca dentro un percorso di attenzione e di riflessione che stiamo dedicando ormai da quasi 2 anni al Messico e che vogliamo intensificare sempre di più. E ringrazio l'ambasciatore
Garcia che ci ha davvero aiutato molto nel costruire questa relazione e quindi noi continueremo a lavorare. Quindi anche le riflessioni che abbiamo potuto sviluppare nella giornata di oggi, grazie all'ambasciatore, grazie ai nostri esperti, ci saranno particolarmente utili e preziosi per continuare questo lavoro. E lasciatemi infine ringraziare, anche se non ha preso la parola, si dice anche a me, Donato Di Santo, perché Donato Di Santo è da sempre, diciamo, una delle personalità italiane più autorevoli nel rapporto con l'America Latina e che più conosce l'America Latina. Io spesso, avendo lavorato per anni con Donato, ho coniato la definizione: è il miglior italiano che conosce l'America Latina e il miglior latinoamericano che conosce l'Italia. Quindi, grazie di tutto il lavoro che ha fatto e anche del contributo che sta dando al lavoro del CESPI sull'America Latina. Grazie a tutti, Grazie. ripasso la parola al direttore del CESPI. Siamo alle battute finali. Volevo ridare velocemente la parola all'ambasciatore. Diversi sono i temi che sono emersi in questa 2 ore di riflessione. Sì, Qualche battuta. velocissimo, non è che per niente una replica, piuttosto alcuni spunti finali, corrispondo, ricambio le gentili parole del presidente onorario Fassino. Mi fa molto piacere rincontrare il mio caro amico, se lo posso chiamare così, Donato Di Santo, che ci conosciamo anche da tempo. Velocemente. Claudia Sheinbaum ha detto sin dall'inizio della sua campagna che cerca continuità con cambio. Io mi prendo da queste parole perché credo che quello sarà essenzialmente lo scenario del Messico. Continuità perché chiaramente il popolo si è espresso massicciamente e c'è una grande popolarità non solo con la persona di López Obrador, ma con molte delle sue politiche. Quindi chiaramente Claudia Sheinbaum, soprattutto nel sociale, credo che senza dubbio promuoverà una continuità. Però è chiaro che ci saranno anche delle necessità di aggiustamenti, di cambiamento anche di stile. Sono persone anche diverse, la pensano anche in tanti sensi di maniera diversa, con delle sfumature diverse. Io credo che qui bisogna dire in un minuto quale credo io che possano essere quelli cambiamenti e aggiustamenti. Prima bisogna vedere che Claudia Sheinbaum ha preso più del 50% dei voti, tranne in due settori. Il primo fra i ricchi, i più ricchi del Messico, quello non stupisce. Però quella parte che stupisce è che fra i giovanissimi del Messico non ha preso la maggioranza dei voti. Quindi io credo che dovrà fare un po' attenzione a come stanno vedendo il Messico i giovanissimi. Chiamo Papi. Non ha votato Sheinbaum, ma non oltre il 50%. 47-48%, ma non ha sorpassato il 50%. Quindi attenzione ai giovanissimi che secondo me anche stanno vedendo il tema della sicurezza con un'ottica diversa. Per cui il primo cambiamento credo che dovrà mettere e metterà sicuramente un'attenzione, un accento diverso al tema della sicurezza. I giovani lo stanno manifestando. Credo anche per la sua traiettoria personale e professionale, lo sappiamo, non si è menzionato qui, non solo è una donna, ma di origine ebrea, di origine lituana, di origine bulgara, ha un background molto internazionale nel sangue, nel DNA, ha vissuto in California, ha studiato a Stanford, parla l'inglese, sicuramente metterà un'attenzione maggiore alla politica estera e alle relazioni internazionali, come più di uno lo ha detto. E la terza, io credo, anche per formazione, la parte delle politiche energetiche. Credo che qui ci sarà anche un aggiustamento di rotta e sulla parte internazionale, lo ha detto bene il presidente Fassino, sarà il momento di
rivedere di accelerare la firma dell'accordo di libero scambio con l'Unione Europea e, come giustamente ci ricordava il Presidente Fassino, il Messico di gran lunga è il primo socio dell'Italia, dell'America Latina, ma anche dell'Unione Europea, non solo dell'Italia. E quindi questo tipo di argomenti verranno accelerati e ci sarà questo cambiamento nella politica internazionale. Chiudo dicendo che una settimana fa, proprio il martedì scorso, ero a Cagliari. Sono andato a trovare la tomba di Gigi Riva, sono andato a salutare questo grande calciatore che ha fatto storia in Messico. Quando uscivo dal cimitero, mi ha avvicinato il custode del cimitero, un signore che si chiama Costantino Cao. Ho detto, beh, pure ha un cognome yucateco, invece era 100% sardo. Mi dice, ambasciatore, la posso salutare? Ho detto, certo, grazie, perché ha aperto anche il cimitero in orari in cui doveva essere chiuso. No, con molto piacere. La prego di portare i miei saluti a AMLO. Non mi ha detto López Obrador o Obrador, mi ha detto AMLO. E gli dica che per via del fatto che per 5 anni e mezzo ho parlato tutti i giorni ai poveri del Messico, li posso assicurare che Claudia Sheinbaum vincerà le elezioni di gran lunga. Così mi ha detto Costantino Cao, che segue da vicino la politica messicana e che in poche parole mi ha dato una diagnosi 8 giorni fa di quello che sarebbe accaduto. Quindi il sociale conta molto e deve continuare a contare. Grazie. Grazie mille, grazie di nuovo a tutti quanti, ai nostri relatori, grazie al Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino che ha organizzato con noi questo momento di riflessione condivisa e grazie a tutti quelli che sono rimasti connessi con noi. Buona serata.